con la nostra torre. Credi davvero che il tesoro sia nascosto nel bel mezzo di un dannato mercato? Ah, sarebbe pazzesco. Ma ne abbiamo viste di follie. Questo è poco ma sicuro. Scusa. Scusa, anche a noi se vogliamo tornare negli Stati Uniti. C'è di peggio. Barstotzka, per esempio. Sono 1500 lire. Ah, grazie infinite, signore. Si goda la sua mela. Aspetta la voce. E tu, piccoletto? Dove andiamo? Ti piace? Ehi, la torre. Sì, ma Sally, non vedi? È un lemure. Dai, vieni a salutare. No, grazie. Che tenero. Oh, ehi, ehi, Sally. Ehi, chi ha rubato la mela? Ah, non ci si può fidare di nessuno oggigiorno. Sai una cosa, quando sarà tutto finito mi prenderò un cane. Ah, se ne usciamo tutti interi te lo compro io questo dannato cane. Se lo chiamo Victor? Sicuro. Ehi, Nate, ne vuoi una? Te la compro. Solo i matti vanno in giro con camicie così. Ah, i matti affascinanti. Per la miseria, senza un profumino. Ha ragione, l'odore promette bene. Spazio. Ehi, Sally, che dico? Ehi! Ehi! Per la miseria, sento un profumino. Ha ragione, l'odore promette bene. Attenzione! Guarda un po'. Chiusa. Ci resta che entrare di soppiatto. Piano piano. Era implicito nella parola soppiatto, sai? Oh. Ehi, Sally. Che dici? Passiamo di qui? Sì, perché...
Ok, vediamo un po'. Wow, è messa molto meglio rispetto alle altre torri. È al centro della città. Scappare via col tesoro non sarà una passeggiata. Una cosa per volta. Intanto cominciamo a non attirare l'attenzione. Sigillo di Edward England, come diceva la mappa. Che stiamo cercando? Ottima domanda. Decisamente alta. Sì, direi di sì. Scommettiamo che... Sono segni zodiacali. Il leone. Ah, e il toro. Sì, quattro segni. Ah, e quattro campane, lassù. E questi affari al centro del pavimento sembrano blocco. Faccio io. Dobbiamo stare in campana. Il posto è questo. Chiama Sam. Ok. Scorpione, acquario, leonito. Segreteria. Ehi, Sam, abbiamo trovato la torre giusta, richiamaci. I telefoni non prendono bene qui. Beh, non perdiamo tempo. Torno subito. Cavolo! Che roba! Visto, Sally? L'orologio funziona ancora. Sì, l'ho notato. Cerca di non finire incastrato tra quegli ingranaggi. Tranquillo. Forse dovrei usare l'inerzia dei pesi. Oh!
muoversi. Filo. Stai bene? Sì, ok. Funzionato, Nate! Sally, notizie di Sam? Niente. Starà benone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. Acquario. Gente simpatica. Sfondato i timpani. Ne mancano altre due, ragazzo. Andiamo. Giusto?
salire con quel contrappeso. Notizie di Sam! Niente! Starà benone. Forse ha dimenticato di mettere in carica il telefono. Cavolo! Mi ha sfondato i timpani!
divertente. Wow, che bel panorama si vede da qui. No! Accidenti! Bene, sei qui. Spero tu te la stia cavando lì fuori, Sam. Ok, Sally, ce l'ho fatta! Farà un bel baccano! Sally, attento! Scusa, la maniglia si è rotta! Cerca di non farmi cadere sulla testa, d'accordo? Dovrò suonarla direttamente. Forza, ci siamo! Porca puttana! Santo cielo! Ehi, Sally! Oh, merda! La porta si è aperta, però! Beh, era un modo come un altro. Stai bene? Non lo so ancora. Tu? Bene. Ok. Just...
moneta. La vuoi? Certo, perché no? Vediamo che c'è qua giù. Magari montagne d'oro e tanti gioielli. Sam, finalmente, tutto bene? Ho setacciato la mia torre, non c'è niente. Sì, beh, noi siamo sicuramente nel posto giusto. Raggiungici qui. Dici sul serio? Ok, arrivo. Arriva. Ottimo. Sully! Sono già qui. Accidenti. Ehi, sono i nostri ragazzi. Sì, Henry Avery e Thomas Tew, gemelli del crimine. Caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tew. Hanno qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Ma in quale verso bisogna ruotarli? Simboli pirata. Adam Baldridge, Anne Bonny e Christopher Condent. Ci sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Spero ancora in qualche tesoro. Non sei il solo. Guarda, avevo ragione. Baldridge, Bonny e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu.
Nada. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Tew nell'altra stanza. Hai ragione. Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza. L'altra doveva essere finta. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello. Bonnie aveva i capelli rossi. Sì. Che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche queste lo fanno. Ah. Sono... Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati? No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Scrivo a Sam. Ci siamo. Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo. Cerchiamo i motivi stellati. Ok, era per dire. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island, proprio come Thomas Tew. Perfetto. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Beh, i delfini sono Richard Wundt, il tridente Joseph Farrell, le due mani con la perla sono William Mays. Perfetto, resta dove c'è campo, potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere, ti aggiorno. Libri, mappamondo, questo Wundt sembra uno studioso.
Ehi, Richard Want era il capitano della Dolphin. Scommetto che lui e Baldridge organizzavano gare di parrucche. No, no. Sally, mi aiuti? Eccomi. Grazie. È dritto? A chi diavolo importa? A me importa. Guarda che faccia quel Farrell. Voleva essere ovunque tranne che lì. No. Nada. No, no. No. Ci siamo. Ok, quindi chi c'è qui? Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia. In realtà so tutto. Voglio solo che Sam sia al corrente. Inoltre, gli piace sentirsi utile. Ah, certo. Diavolo, che è successo qui? Probabilmente è caduta una torcia. Vediamo cos'è rimasto. Non mi pare di conoscerlo. Sembra più giovane degli altri pirati. E uno...
Sam mi ha risposto. Ah, vedi, Sally? Neanche Sam è onnisciente. Non dobbiamo compiacerci. Hai ragione. Diamo uno sguardo ai dipinti. Anche il nome. Dall'aspetto sembra saraceno. Ecco le stelle, ma tu chi sei? Yazid al-Basra. Sembra indiano. Quasi, era Mogul. Mogul? Non era il popolo derubato da Everi? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? E sono tre. Edward England. Un nanerottolo tarchiatello. E quattro. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Cosa abbiamo? Non saprei. Perché non chiedi a Sam? Gnè. Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirati. Per dire. Ecco la prima.
E la seconda. L'ultima. Vediamo se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra... Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggie. Le reclute di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così che arrivavano all'indizio seguente. Sono indizi? Sì, fa vedere. Voilà. Dunque, questi sembrano alisei. Sì, e queste sono latitudini. Sì. E sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Cosa? Pro Deus quod licentia. No, no, non può essere. Non può cosa? Oh mio Dio, è ovvio. Nate. Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind. Di che stai parlando? Aspetta un secondo. Sam, hai visto le foto? Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda chi risponde. Come va, Nate? Ehi, hey, Rafe. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. Magari. Mi sarebbe costato solo qualche giro di rum. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarvi. Già. Spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è agguerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. Suona come una sfida. Ehi! Hey. Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce evitare di correre rischi inutili. Wow, Ray Fedler che prende ordini da qualcuno. Come cambiano i tempi. Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un'offerta. Tu molli tutto. Torni a casa, vivi la tua vita. E io ci metto una pietra sola. In nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray... Sarò sincero. Non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok. Pro Deus quod licentia. Per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come credi di essere, accetta la mia offerta. Che ne dici? Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di GPS, vero? A presto, bello. Merda. Indovino, dei tizi armati stanno venendo qui. Sam. Per Dio e la libertà, Nathan, capisci che significa? Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Rafe sa dove ci troviamo. Ti serve un po' di qui nascosto. Sam. Sam! Cazzo! Ehi! Te ne compro un altro. Sally. Forse quella è la torre di Sam. Sicuramente è la torre di Sam. Forza. Andiamo. Scusi. Scusi-moi. Quanto tempo abbiamo prima che arrivi Ray? Di certo non resteremo qui per scoprirlo. Cosa, capo? Andiamo di qua, Nate. Nate, attento! Via, scappate! Oh,
difesa. Abbia. Ne sono altri. Tieniti. Siamo ancora vivi, quindi forse no.
Thank you.
uscire da qui. Cristo santo. Già. Stai bene? Sì. Okay. Andiamocene. Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Pro Deus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati. E condividevano tutto. Proprietà, risorse, denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene, quindi... Dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Il tesoro è praticamente già no. Troia. Come va il lavoro in Malesia, Nate? Mi sembri un pelino fuori strada. Elena, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare... questo è Sam. Sam Drake. Mio fratello.
Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di Panama. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai esistito un lavoro in Malesia? Io... Ok. No, dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io, sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza. Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Tu fai quello che credi. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. Conosco gente... È stato in prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere utile. Vuoi davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Come vuoi. Se posso aiutarti. Tranquillo. Fai le valigie.